Istituito con legge nel 1951 e reso operativo l'anno successivo, l'Ordine al Merito della Repubblica nacque con lo scopo di ricompensare benemerenze acquisite verso la nazione nel campo delle lettere, delle arti, dell'economia e nell'impegno di cariche pubbliche e di attività svolte ai fini sociali, filantropici e umanitari, oppure per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari. Un importante riconoscimento che quest'anno il Presidente della Repubblica ha assegnato a 30 persone residenti nella provincia di Pesaro Urbino. In particolare Natafano, Pesaro, Petriano, Gavicce, Mondavio, Pergole e Senigallia. Inoltre Giuseppe Cristini di Mercatello sul Metauro è stato insignito del titolo di commendatore. Due attestati di pubblica benemerenza invece sono stati assegnati ad Alfonso Lotito di Fano e a Oriano Patrignani di Pesaro, oltre ad un'autorizzazione a fregiarsi dell'onorificenza pontificia al pesarese Gaetano Buttafarro. La cerimonia di consegna da parte del prefetto è avvenuta ieri nel cortile d'onore della prefettura a dare il via alle premiazioni gli allievi del Conservatorio Rossini. L'importanza di questa premiazione coincide oggi con una ripresa, no? Come una rinascita. E quindi assume un significato particolare perché premiamo in un contesto di valori istituzionali ma soprattutto costituzionali che in questo momento con un velo di malinconia non possiamo registrare in tutto il globo o quantomeno nel nostro continente. Ma insomma siamo ben speranzosi che questo possa essere un buon auspicio per un riconoscimento a livello europeo di valori che noi oggi celebriamo e che celebriamo ormai da 76 anni, come è stato ricordato nel messaggio del Capo dello Stato, e quindi cerchiamo di farlo sempre con tutto l'affetto, con tutto l'afflato possibile. A ricevere il prestigioso riconoscimento anche Katia Primavera, segretaria del Civi Club Mattei. Katia si è sempre impegnata nel sociale, dal 2005 è iscritta alla Protezione Civile di Fano e dal 2017 è consigliere nazionale della Federazione Italiana Rice Trasmissioni, di cui riveste il ruolo di capo team della cucina della Colonna Mobile. Membro del consiglio direttivo del Civi Club Mattei di Fano, svolge anche l'attività di formatore nelle varie esercitazioni annuali della federazione. Ha partecipato a numerose attività di volontariato e soccorso, da ultimo durante l'emergenza Covid. Si è sempre prodigata con grande capacità, abnegazione e alto senso civico. Felice di prendere questo premio, il motivo è per avere gestito l'emergenza Covid per quanto riguarda la parte della protezione civile e sono felice di condividere questo merito con tutti i soci e i volontari che sono stati, che hanno collaborato con me per quanto riguarda tutta l'emergenza.